Prepariamo insieme le spigole all'acqua pazza. Qua di seguito sono illustrati gli ingredienti, ma li troverete al solito nell'info box. Per prima cosa andiamo a inserire nel boccale il prezzemolo. A piacere. Mettiamo anche uno o mezzo spicchio d'aglio in base al gusto e dopo aver messo il misurino tritiamo per 5 secondi, velocità 8. Mettiamo da parte metà del trito, l'altra metà lasciamola nel boccale. Aggiungiamo 20 g di olio extravergine di oliva, i pomodorini e insaporiamo per 3 minuti 120 gradi antiorario velocità 1. Aggiungiamo 20 g di vino bianco secco e facciamo evaporare per 3 minuti a 120 gradi antiorario velocità 1, ovviamente senza misurino per far evaporare. Mettiamo l'acqua nel boccale e posizioniamo o il recipiente del Varoma per mettere al suo interno 400-500 g di patate oppure il cestello. Io ho utilizzato il cestello perché sto cucinando tre pesci, quindi uno lo andrò a mettere nel Varoma e altri due nel vassoio, ma la ricetta indicava solo due spigole nel vassoio. Io ho sia spigole che orate. Quindi ho messo nel cestello le patate. Ho utilizzato la carta forno per Varoma proprio adatta al Bimby. Però se non ce l'avete potete ritagliare semplicemente un po' di carta forno, bagnarlo, strizzarlo un poco e andarlo a posizionare all'interno del Varoma. La stessa cosa per il vassoio, sempre carta da forno, andiamo a posizionare il nostro pesce, saliamo, pepiamo, mettiamo parte del trito che abbiamo messo da parte sia all'esterno che all'interno e anche i pomodorini. Posizioniamo e facciamo cuocere per 25 minuti, temperatura Varoma, velocità 2. Dopodiché togliamo il Varoma. Aiutiamoci con la spatola per estrapolare fuori il cestello con le patate. Svuotiamo e puliamo il boccale.
Trasferiamo nel boccale il liquido che si è formato intorno alle spigole, in questo caso io anche alle orate, aggiungendo il trito del prezzemolo rimasto e l'olio rimasto e emulsioniamo per 10 secondi a velocità 4. Regoliamo anche di sale e andiamo a aggiungere il brodo così formato sul nostro pesce, assieme alle patate condite con prezzemolo e sale. Come dicevo, gli ingredienti sono riportati anche sulla info box. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti se non l'hai fatto, attivando la campanella per essere aggiornato sulle nuove ricette. Alla prossima!